benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, un altro getaway with me, dove andremo a utilizzare il regalo che mi ha fatto per compleanno, mi sbaglio sempre, compleanno e Natale, e per Natale mio cognato, il fratello di mio marito, e lui mi aveva fatto, per chi non l'ha visto può andare a vedere il video dei regali, autoregali di Natale, sta scatola che dentro c'era la pochettina. Poi c'era il mascara, la matita e questo quad piccolino quadrato di 4 ombretti. Allora, e quindi andiamo a utilizzare tutti e tre i prodottini. Vado a utilizzare la matita, questa qui nera semplicissima, quindi della Royal Beauty, che già ho utilizzato, sono trovata bene. E poi anche il mascara, questo qui è volume mascara, che ha, nel senso che mi sto avvicinando, che ha questo scovolino qua. Anche di questo mascara mi sono trovata bene, già l'ho utilizzati, tranne che il quad, appunto, queste palette, le palette nuove che ho acquistato, aspetto di utilizzarli per farvi il video di make up, insomma. Il quad è questo qui, eccolo qui, aspetta se riesco a levare questo fregno, ecco. Allora, questo qui è il quad di questi 4 bellissimi ombretti. Abbiamo questo qua che è un marroncino, che mi sa sicuramente c'è una punta di verde, però questo violetto malva, questo bianco è stupendo, sto colore è bellissimo, e questo bronzato. Ovviamente come shimmer andremo a utilizzare questo qua, e questo lo utilizzerò stavolta come punto luce, però una volta me lo volevo mettere proprio su tutta la palpebra. Però in più andiamo a utilizzare anche quest'altra palettina, questa qua che io ho, che è veramente vecchissima, che è della Susie, che avevo acquistato tempo fa dai cinesi, che andiamo a utilizzare questo bianco qui per andare a fissare, insomma, il correttore, perché ovviamente in questo quad, come vedete, non c'è. In più, anche se devo prendere un altro, perché il viola non mi pare il caso di utilizzarlo, però questo marroncino volevo utilizzare, ne prendo uno più chiaro, casomai qui, del marroncino per transizione, e userò questo più scuro proprio qua. E poi questo shimmer qua è l'illuminante. Vabbè, che questo si può utilizzare pure come illuminante, come punto luce. Niente, direi di iniziare subito. Come vedete la base già l'ho fatta. Vi lascio questo make up e ci vediamo a fine video come sempre. Eccomi qua ragazzi. Allora, ovviamente mi sono avvicinata. Adesso vado a prendere questo bianchino panna, diciamo, dell'altra palette, quella leopardata, e vado a fissarmi il correttore. Ecco qua, ok, dopo aver fatto questo, prendo sempre il mio pennello angolare, vado a prendere adesso qua, c'è un marroncino un po' più chiaro, sì, vado a prendere questo marroncino, questo marroncino qua. Ah, scusate, prima di iniziare mi sono scordata di dirvelo, ho fatto queste unghiette nuove. Guardate quanto sono belle, sono soddisfatta di me. Qua ho messo Big Bubble di Passione Unghie, tutto Passione Unghie, questa è la polverina argentata. Ho fatto Tamburino di Bambi, poi qui ho fatto Kelly, semipermanente sempre di Passione Unghie, semipermanente sempre di Passione Unghie, sempre Big Bubble. Con rilievo questo ghirigoro, qua l'ho fatto così, questo è graffite, il colore. L'abbiamo fatto insieme nel video, per chi non l'ha visto può andare indietro nel video che è prima di questo e vede le unghiette che ho fatto, qui le ho fatte così semplici, niente di che. Quindi queste sono le unghiette, niente, ma l'ho scordata all'inizio di dirvelo, comunque ok, andiamo avanti. Quindi chi non l'ha visto il video lo può andare a vedere, basta che va indietro nel video. Allora vado a prendere questo marroncino qua che vi dicevo, anzi senza quel pennello, scusate, il pennellino angolare lo prendo direttamente con il pennello da sfumatura. Ecco qua, adesso vado a prendere questo qui più scuro
del COD, quindi cominciamo a utilizzare la palettina. Adesso vado a prendere questo marroncino qua. Prendo il mio pennello angolare. Prendo il mio pennello angolare. Vado a fare la mia solita righina. Allora adesso invece vado a prendere il mio primer, questo qui della Revolution, e vado ad applicarmi a fare la cut crease. Fatto. Adesso prendo sempre il mio pennello, sì, lo spray fissante, e bagno il pennello e vado ad applicare, come vi ho fatto vedere prima, questo bronzato qua. Adesso come punto luce, ripeto, andiamo a utilizzare questo bianchino qua. Vado a prendere il mio pennello a penna, eccolo qua, pezzatina. Eccolo qua, molto molto bello. Adesso voi credo che non lo vediate tanto bene. Ok. Adesso per sotto l'occhio vado a prendere lo stesso. Anzi, visto che ci siamo, usiamoli tutti e quattro. Metto questo viola sotto l'occhio per fare una cosa un po' più stranina, diciamo. Mi vado a mettere questo, va. Quattro gli ombretti, bello questo, mi piace. Ok, adesso vado a utilizzare la matita di Royal Beauty che abbiamo trovato dentro al regalo, diciamo, insieme alla palettina. Ecco qua, adesso raccatte. Allora, adesso ragazzi, io vado a sistemarmi l'occhio, metto eyeliner, mascara, faccio l'altro occhio e ci vediamo dopo per finire tutto il make-up. Eccomi qua, ragazzi. Allora, ho fatto anche l'altro occhio. Eccoli qua, questo l'ho sistemato. Perfetto. Allora, adesso vado a utilizzare sia la terra che il blush, che queste colorazioni qua, vedete, della Make Up Revolution, che ho trovato oltre al calendario dell'avvento.
adesso, dopo aver fatto questo, vado ad applicare la mia cipria, questa qua della Susy. Adesso invece vado ad applicare ovviamente il Make Up Revolution. Della Make Up Revolution vado ad applicare l'illuminante, che è questo qui, che è veramente molto bello. Ok, dopo aver fatto questo, mi sistemo un attimo le sopracciglia, vado ad applicare il rossetto, ho scelto un nude, questo qua, questo qui l'avevo preso tempo fa, si chiama Nice Face, l'avevo preso tempo fa, ah c'è anche il numero 04 Pink Last, non mi ricordo dove, su Wish, non mi ricordo, o AliExpress. Ecco qua, è un marroncino, non è proprio nudo, marroncino, sì, bello. Ok ragazzi, adesso mi vado a spruzzare l'ultima cosa, il mio spray fissante, e poi ci vediamo dopo, che così vi faccio vedere tutto il make up meglio nel dettaglio. Eccomi qua ragazzi, allora il make up è concluso, è finito, adesso mi avvicino e ve lo faccio vedere meglio. Questo qua è il trucco. Intanto lo faccio vedere così, mi piace veramente molto e mi piace l'abbinamento dei colori. Praticamente li abbiamo utilizzati tutti e quattro, il marrone della transizione, lo shimmer questo rame, bronzo rame, mi pare più rame, questo qua bianchino e il viola, e credetemi il viola sotto come vedete ci sta molto molto bene. Adesso lo faccio vedere meglio il make up, gli occhi così lo vedete meglio. Eccolo qua, questo è il rossetto, marroncino così, questo vabbè l'illuminante come potete vedere, e questo è il make up completo, concluso, mi piace veramente tanto, bello, bello proprio, mi piace l'abbinamento di colori, è carina sta pallettina, eccola qua, proprio mignon, mignon, mignon. Eccola qui, sì, qui mi vedete il taglio perché mi è cascata, l'ho spaccata un po', però va bene, infatti mi sarà suicidato questo, però va bene. E quindi siamo andati a utilizzare questa palettina, questo quad, diciamo, della Royal Beauty, insieme alla sua matita, al suo mascara pure, che mi piace veramente tanto, e del regalo che mi ha fatto, ecco, appunto mio cognato per Natale, quindi siamo andati a utilizzare questa palettina qua. Fatemi sapere se tenete in mente cosa ne pensate di questi ombretti, mi piacciono molto, devo dire, sono pigmentati, si vedono, mi piace anche il viola, mi piace questa palettina minuscola, minuscola, mi piace veramente tanto, quindi ve la straconsiglio se la trovate ancora. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un po' di censura, ripeto, sotto nei commenti commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa e il make-up che ho realizzato, se vi piace oppure no. Io con questo niente, chiudo, vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!